Ciao a tutti, come avrete visto dall'episodio 23 di Racing is Life, quello della mia seconda gara di Franciacorta, quel giorno Fabrizio Perotti non mi faceva da coach, ma indossava la tuta. Questo perché quel weekend Fabrizio correva nella gara della 1000 Open. In realtà Fabrizio non correva con lo scopo di fare la gara, ma con lo scopo di fare il nuovo record della pista. Questo perché il record della pista viene ufficializzato solo se lo si fa in un weekend di gara. Ora, quest'anno la pista, come chi ci gira avrà notato, è stata cambiata. Infatti hanno preso questa curva. E l'hanno trasformata in questa curva. In pratica hanno tagliato una delle curve che c'erano. Quindi, dato che la pista è cambiata, Fabrizio vuole stabilire il nuovo record. Nella versione vecchia della pista, il record l'aveva fatto proprio lui nel 2015, girando con un BMW S1000RR in 1.10.014. Si trattava di un BMW bello spinto, allestito da pista, con un buon kit elettronico e un motore bello performante. Il tempo l'ha fatto in qualifica utilizzando la gomma da qualifica. Ora, per chi non lo sapesse, la gomma da qualifica è una gomma posteriore che si utilizza soltanto in qualifica e che permette di andare in piste come il Mugello un secondo a giro più forte, mentre invece in piste più piccole come Franciacorta mezzo secondo a giro. Ma allora perché si usa solo in qualifica? Perché è una gomma talmente morbida che dura solo un giro. Al secondo giro la moto non sta più in strada, devi rientrare ai box, prendere la gomma e buttarla. Per questo si chiama gomma da qualifica e si utilizza soltanto per fare il miglior giro. Ora, nella versione nuova della pista, dato che si taglia, si gira circa un secondo e mezzo giro più forte, quindi ci si aspetterebbe che Fabrizio scenda sotto il muro dell'1.9. Fabrizio però per questa gara correrà con una Ducati Panigale 1299 quasi stradale. Infatti rispetto alla moto di serie hanno cambiato soltanto cartucce delle forcelle, mono, il mono sarebbe l'ammortizzatore posteriore, carene e scarico. Motore ed elettronica invece sono completamente di serie. Inoltre utilizzerà delle gomme da qualifica del 2013, quindi un po' vecchiotte. Quindi oggi corre con una moto un po' meno performante rispetto al BMW del 2015. Nonostante ciò, Fabrizio è comunque riuscito a fare il nuovo record della pista girando in 1.09.775. Naturalmente quel giorno ho installato le telecamere on board sulla moto e adesso vi lascio godere del giro on board del nuovo record della pista di Franciacorta.
davvero un gran manico. È sempre un piacere veder guidare un pilota come Fabrizio Perotti. Spero che questo video, come sempre, vi sia piaciuto. E se vi è piaciuto, lasciate un like, un commento, condividetelo. E se non siete ancora iscritti al canale YouTube, iscrivetevi per vedere altri video. Bye bye!